Il No, 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 Presidente ma del neanche. Consiglio, sì, No, no, ma io ha detto vorrei sapere. toglieremo le Non ho tasse alla prima fatto. casa, Sì, non ha fatto precisazioni. Ha esatto. Ora. equiparato l'attico dei No, Parioli non la. alla Vabbè, casa però voglio del dire, non è Tiburtino così III di perché 80 metri gli quadri. immobili che L'annuncio è sono. stato questo. Gli immobili che sono Propaganda. già. Non è così. Non è così, anche perché Ma era stato detto che era ce lo propaganda siamo anche di chiesti 80 tu? euro. No, No. no. Allora, la questione è che. No, no, gli 80 euro aveva detto che poi li avrebbe No. dati anche ai pensionati. Le E gli toglie il diritto alla pensione, per favore, gli 80 euro, Gennaro. Va bene essere Sergio, a sostegno 80 del euro governo, ma. avevate detto che non sarebbero stati mantenuti perché erano una Io non ho misura detto niente, ho elettorale. apprezzato gli 80 euro. So cosa sono 80 euro per Sì. una persona che lavora. Il Soprattutto per governo chi ha non ha detto che avuto li avrebbe rinnovi dati anche ai contrattuali perché pensionati. nel corso degli anni Il non ci sono governo ha stati detto che li rinnovi avrebbe contrattuali dati così anche ai ampi. pensionati. E infatti E oggi ai verranno pensionati non dati. gli date neanche la E infatti restituzione dovuta. verranno dati nel cronoprogramma del governo, verranno dati anche ai pensionati. Dagli Allora, prima le la pensioni che gli hai questione. levato, se vuoi essere credibile. Allora, la Ma questione. insomma. Ma insomma lo dico io, noi qua stiamo facendo tutto in una certa direzione e poi c'è chi scommette sul fatto che queste cose non si faranno, cose che sono già state fatte, tra l'altro, No, io come parlo di quello che è già stato fatto, come di quello che avete detto e di quello che avete fatto. Sono 10 Non faccio il miliardi processo alle intenzioni. Sono 10 E se gli date miliardi di dei soldi io euro sono contento. sono, ci mancherebbe Registro altro. che ai pensionati non dà Una quello alla che gli è volta, stato vi prego. levato E non alla volta, mi ha e non vuole interrotto. Quindi voglio rispettare dire, una un'interruzione sentenza. Diciamo che la sinistra è del governo. Siamo in tre. Stanno prendendo il giornalismo a Corsaro, giustamente si è infilato, ha fatto benissimo. Ma Cofferati fa opposizione quanto noi. È il più grande intervento. Infatti siamo tre dell'opposizione e io sono il governo. È il più grande intervento pubblico nella riduzione di quello che è il carico fiscale sul lavoro dipendente che si sia mai fatto nel corso degli ultimi 20 anni. Si tratta anche di 6 miliardi di euro che vanno a stabilizzare molti posti di lavoro che infatti sono cresciuti con i contratti a tempo indeterminato, facendoli costare di meno, cosa che Cofferati ovviamente ha sempre così, chiesto. Ma non puoi dire così, devi dire che sono interventi stato, a vantaggio delle imprese. Non sono a vantaggio delle Il imprese, reddito visto dei che sono a vantaggio dato della crescita del numero dei contratti a tempo indeterminato. Scusami Sergio, ma se, ma dite la verità. Crescono, ma se crescono in maniera netta il numero dei contratti a tempo indeterminato è a vantaggio di chi ha il contratto e che può in questo modo anche magari chiedere un mutuo, fare una serie di iniziative che gli consentono di fare una programmazione sul proprio Gennaro, lavoro il tempo oppure indeterminato no. Allora, non esiste più allora, usate la lingua italiana correttamente il tempo indeterminato non esiste più non esiste più neanche il posto di lavoro il job act l'ha abolito ma non è così l'unica allora, cosa invece, indeterminata è la possibilità per un'azienda di allontanare una persona no, che lavora. Allora, non è così. Il contratto tecnicamente così, devi ma non dirlo. È così, non e è gli così. Sgravi fiscali li hai fatti per le non imprese, non c'è gli nessun vantaggio per i lavoratori. Sono stati fatti per quelle persone che sono passate a tempo indeterminato. Tu non puoi non dire che c'è stato un aumento netto dei contratti a tempo indeterminato. Puoi anche non inventarti che non esistono. Non sono a tempo indeterminato, ma come te lo devo spiegare? Allora, spiegalo in qualche modo a quel lavoratore che ce l'ha. A quel lavoratore, ma lo sai che sono aumentati anche i Gennaro, anche i mutui. Fammi sono grazie, aumentati i mutui, ma perché sono aumentati per i mutui? Per qualche settimana ma nella no, mia ma vita. Allora, Il però tempo vorrei indeterminato sapere, non c'è più come vorrei forma sapere, contrattuale. Vorrei sapere se Sergio Cofferati, che è stato, diciamo così, per molto tempo anche un mio punto di riferimento per quanto riguardava queste politiche, quindi gli riconosco tutta l'autorevolezza, se mi spiega come mai in corrispondenza con il Job Act e con l'aumento dei posti di lavoro a tempo indeterminato sono aumentati anche i mutui rispetto all'acquisizione delle case. Perché c'è stato un incremento dei mutui relativamente soprattutto alle coppie più giovani? Perché ma non c'è lo stato, ma non c'è corrispondenza non lo tra sa, il lavoratore non lo che sa. Ha visto allora tu non guardi i numeri più, allora, si vede che stai guardando altre cose. Propaganda.